Allora, buongiorno. Allora, benvenuti a questo, diciamo, vlog. Più che vlog, cosa è successo? Mi hanno bloccato la monetizzazione di YouTube. E ora vi spiego il tutto. Questa cosa non ha solo interessato me, ma ben parte di molti canali YouTube che diciamo che finora hanno avuto la monetizzazione, ma che a dire di YouTube, vi spiego meglio. YouTube è diciamo parte di Google. Ora, per essere diciamo utenti di YouTube bisogna solo iscriversi. Per caricare dei contenuti, dei video su YouTube, basta l'iscrizione normale. Ma se noi vogliamo andare a recuperare qualche soldarello, ci dobbiamo affidare a delle, come si chiamano? A delle partnership, cioè affidare a delle partnership, cioè una società che praticamente fa da tramite tra gli inserzionisti di pubblicità e il nostro e i nostri video, cioè loro si accollano, diciamo, l'onere, ovviamente per questo si prendono una lauta percentuale di quello che guadagniamo noi. Si prendono l'onere di praticamente di mettere all'asta, diciamo, i nostri video. Per esempio, se noi parliamo di, nel mio caso, di tutorial di meccanica, vediamo, scusate quanto tempo mi è rimasto. Ovviamente la ditta tizio e caio che vende macchina, un Nissan Qashqai, prenderà praticamente in considerazione il nostro, diciamo. Non è che prenderà in considerazione. YouTube farà in modo che il video che Nissan vuole pubblicizzare sia nei video inerenti a quello che si vuole pubblicizzare, per il semplice fatto che avendo l'utente finale, avendo l'interesse, va a pigiare sull'annuncio e l'annuncio, diciamo, va a far guadagnare noi YouTube e va a far guadagnare l'azienda che ovviamente ci avrà un ipotetico compratore del suo prodotto. Per cui, fatta questa premessa qua, che cosa è successo recentemente? YouTube ha, diciamo, voluto ridimensionare chi ha aderito alla propria partnership. Ora vi faccio vedere praticamente i suoi, diciamo, le sue motivazioni sono state che per contrastare il fenomeno della per contrastare il fenomeno dei contenuti non originali. Ma ditemi voi se questi sono scuse. Niente, per cui da qualche mese a questa parte chi non rispetta più queste, diciamo, nuove restrizioni, il canale viene, diciamo, praticamente vengono congelate le monetizzazioni. Allora vi faccio vedere da gennaio. Io premetto che ho due canali YouTube e praticamente in entrambi diciamo, i canali mi si è stato, diciamo, bloccato la monetizzazione. Vi faccio vedere il canale che, diciamo,
che io volevo, diciamo, portare più alla ribalta, Zio Fester, e praticamente in soldoni ci dice, questo è in lingua inglese, non ho capito il motivo, che i requisiti del tuo canale YouTube Zio Fester non sono, diciamo, per la monetizzazione. La stessa cosa è avvenuto per l'altro canale che porta il mio nome e cognome. E qua dice: in base ai nuovi requisiti di idoneità annunciati oggi, il tuo canale YouTube Michele Giannetti non è più idoneo per la monetizzazione perché non ha raggiunto la nuova soglia di 4.000 ore di tempo di visualizzazione negli ultimi 12 mesi e di 1.000 iscritti. Di conseguenza, il 20 febbraio 2018 il tuo canale perderà l'accesso a tutti gli strumenti e le funzionalità di monetizzazione associate al programma partner di YouTube, a meno che non superi questa soglia nei prossimi 30 giorni. Pertanto questa email rappresenta un preavviso di 30 giorni. Uno dei valori fondamentali di YouTube è offrire a chiunque l'opportunità di guadagnare da un canale di successo. I creatori che non hanno ancora raggiunto la nuova soglia possono continuare a beneficiare della nostra Creator Academy, il nostro centro assistenza, di tutte le risorse disponibili sul sito nel crescere i propri canali. Avete potuto leggere da soli praticamente i miei canali che non hanno, diciamo, avuto i 1.000 iscritti, purtroppo non hanno potuto, diciamo, non potranno continuare a godere della monetizzazione. Beh, quello che guadagnavo non era uno stipendio, però vi devo dire che quel po' di soldi che riusciva, diciamo, a raccimolare erano nell'ordine delle 20 euro al mese, facevano comodo anche per comprare piccole attrezzature per continuare a fare i miei tutorial. Venendo meno questo, diciamo, questa piccola spinta, non viene, diciamo, il fulcro principale, perché da una parte dice che YouTube preme a che noi, diciamo, noi YouTuber piccoli diventiamo più grandi, però se tu gli levi, diciamo, la benzina alle macchine più piccole, diciamo che è come se una persona, per rendere più interessante il gran premio, va a mettere il limite alle piccole case automobilistiche di non poter accedere più al Gran Premio. È vero che ci sarà più competizione, ovviamente, però è anche vero che le piccole scuderie non cresceranno mai. Questo è successo con YouTube. Praticamente molti YouTubers che non hanno i 1.000 iscritti praticamente saranno, diciamo, rimarranno senza introiti, per cui non potranno, diciamo, avere a disposizione del supporto economico giusto. Ora vi faccio vedere come possiamo andare a vedere se i nostri requisiti ci sono o non ci sono. Allora, per verificare i nostri requisiti per accedere alla monetizzazione, possiamo fare, diciamo, questi semplici passi scaricando questa applicazione YouTube Studio, che potete ovviamente scaricare dal Play Store. Basta andare su YouTube YouTube, diciamo che sono, diciamo, gli iniziali di YouTube Studio. Andiamo a cercare e andare, diciamo, al primo, diciamo, risultato di ricerca. Allora, acceduti, diciamo, ai nostri account, andremo, vabbè, per gli iscritti non c'è nessun bisogno di installare questa applicazione.
Per YouTube, per gli iscritti non c'è nessun bisogno di installare questa applicazione, ma mentre per i minuti di visualizzazione e altro, purtroppo possiamo accedere a questi dati solo tramite YouTube Studio, tramite applicazione da cellulare oppure diciamo dalla sezione YouTube, diciamo, adesso non mi ricordo, mi sembra Analytics, sì, Analytics. Comunque detto questo, con l'applicazione è molto facile, basta andare su Mostra altro, andare diciamo nel campo tempo di visualizzazioni e praticamente il tempo di visualizzazione sarà in minuti. Ovviamente dobbiamo fare una piccola trasformazione perché diciamo che non c'è diciamo nessun campo che ci possa fare in automatico il cambio in ore. Questa è un'altra cosa che io non capisco perché è diciamo per quale motivo loro danno dei parametri che danno in ore quando diciamo il loro metro di misurazione sono i minuti. Non riesco a capire il motivo. Perché uno diciamo facendo una valutazione totale, facendo una valutazione totale, diciamo che non riscontra diciamo i dati oggettivi del tempo di visualizzazione con i parametri, diciamo, dettati da YouTube per rispettare i criteri per accedere alla partnership di YouTube. Non riesco a capire il motivo. Comunque, chiudiamo col discorso e per vedere il tempo di visualizzazione, tra parentesi, sempre in minuti, non dobbiamo fare altro che dal momento che noi diciamo vogliamo fare il resoconto, andiamo qui, andiamo da 365 giorni, oppure se vogliamo un lasso di tempo preciso, credo che possiamo fare anche mese per mese e via dicendo. Comunque, intera durata, credo che ci sia anche personalizza. Non c'è, mi sembra strano. Comunque, vabbè, andiamo agli ultimi 365 giorni, che è quello che conta, e andiamo a verificare che sono 443 minuti e 0,94, vabbè, sono i minuti trascorsi dai nostri utenti sui nostri video, cioè sono quelli i tempi effettivi di visualizzazione, perché di solito le visualizzazioni sono diciamo un video può fare molte visualizzazioni, però può essere visto per i primi 20-30 secondi, il primo minuto, non può essere visto fino in fondo, per cui non sempre le visualizzazioni sono, diciamo, indice di essere un buon metodo per scoprire se riusciamo a i dati che praticamente servono a noi a centrare gli obiettivi che ci dice, che ci detta YouTube per inserirli, diciamo, per vedere se abbiamo centrati i target per rientrare nella partnership di YouTube. Allora, niente, facciamo l'ipotesi che io abbia avuto i 1000 iscritti e abbia avuto questi, diciamo, questi tempi di visualizzazione nell'anno. Andiamo a verificare se io avessi potuto accedere alla partnership di YouTube. Abbiamo detto 443.000. 443.000, arrotondiamo per difetto, diviso 60, e vediamo che io ho 7.383 ore, praticamente queste qua vi spiego bene, credo che sia alla portata di tutti, il calcolo però ovviamente specifico per chiarirvi meglio le idee, 443.000 sono i minuti che sono stati visualizzati nell'intero arco dell'anno. Per sapere ovviamente le ore, bisogna dividere
questo numero 443 diviso 60. 7.383.000 sono, diciamo, virgola 33, vabbè, sono, diciamo, le ore effettivamente, diciamo, di visualizzazioni di tutti i miei video. Pensate che praticamente io ce l'avrei fatta alla grande se avessi avuto 1.100 iscritti, oppure ne avessi avuti 999 e oggi mi sarebbe stato iscritto una persona, mi sarei tranquillamente goduto il mio canale monetizzato. Purtroppo devo subire, diciamo, questa piccola mancanza, che, ritorno a ripetere, non è stata una mancanza, perché alla fine era, diciamo, era un ammanco di 20 euro al mese, 20-30 euro al mese. Figuratevi che grande perdita. Però il fatto che sarei potuto crescere con quella 20 euro, l'avrei potuta, diciamo, investire, rode un po' su sto fatto qua, perché ora è come se dovessi ricominciare tutto da zero. Devo riuscire a centrare il prima possibile, diciamo, questi obiettivi, per, diciamo, non perdere quel piccolo contributo che YouTube mi stava dando. Comunque, non tutto il male viene per nuocere, perché questo può essere anche, diciamo, un metodo per spingere e stimolare le persone a migliorarsi, a non lasciare, diciamo, il canale fine a se stesso. Per cui vi ho fatto vedere semplicemente che il mio canale, se avesse avuto solo più iscritti, non avrei avuto nessun tipo di problema. Se anche voi siete nelle mie stesse condizioni, vi consiglio una cosa, diciamo, proprio la più semplice di tutti: fare il ricambio dell'iscrizione. E niente, promettete a chi si iscrive, come nel mio caso, come io sto facendo già da un po', lo faccio sempre, è una cosa, diciamo, che è naturale, credo che chiunque la faccia nel proprio canale YouTube, che chi si iscrive al proprio canale, la persona che ha il canale, non gli costa veramente una pippa, e, diciamo, ricambiare, diciamo, la cortesia. Per cui l'unica arma è questa, e vi dico che chiunque si iscriverà al mio canale otterrà, come, diciamo, come cambio di favore, l'iscrizione, la mia iscrizione e dell'altro mio canale. Otterrà, diciamo, come contraccambio la mia iscrizione. Questa sembra l'unica arma che mi sembra lecita, che non costa veramente niente a nessuno. Oggi, per esempio, ho ricevuto già 4 5 iscrizioni, sì, 5 iscrizioni che io ho contraccambiato. Molti canali erano proprio all'inizio 5 iscritti, 6 iscritti. L'iscrizione, cioè, non costa niente darla. E forse è stato un mio, diciamo, una mia lacuna non lasciare scritto dietro alla fine video "iscriviti". Questa è stata, credo, una mia grande pecca. Purtroppo, vedete, come si suol dire, non tutti i mali vengono per nuocere. Sto quasi a 500 iscritti, e raggiungere sul mio primo canale i 1.000 iscritti, credo che prima dell'estate forse riuscirò a racimolare i 1.000 iscritti che mi servono. Nell'altro canale non mi sembra che sia così facile, anche perché ho meno contenuti visualizzati, e devo dire che sarà un po' più difficile. Per cui molti video li vedrete su questi canali, per cui prendete in considerazione che Zio Fester sarà, diciamo, sarà più messo in ombra da quest'altro canale, fin quando, diciamo, nel
nel tempo non riesco, diciamo, a raggiungere l'obiettivo primario, che sono i famosi 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione. Credo che questo qua sia, diciamo, stato un metodo bieco per far risparmiare molti soldino a Big G, e non sia andata veramente a favore di molti creatori di contenuti. Comunque, purtroppo loro ci danno i soldi e loro possono, diciamo, possono decidere le modalità con cui darceli e con cui levarceli. Noi utenti e, diciamo, creatori di contenuti, diciamo, originali, non possiamo far altro che aspettare, diciamo, i parametri, sperando che questi contenuti, questi soldi che andavano dati, diciamo, a pioggia a tutti quanti, ora selezionando meglio i creatori di contenuti, questi creatori di contenuti abbiano un valore aggiunto e, diciamo, la pubblicità paghi di più per andare sui nostri canali. Speriamo che questo avvenga. E forse già è avvenuto, perché qualcuno mi ha detto che prima di questa, diciamo, scrematura c'era stata un'altra aggiuntiva che mi sa che dava sui 500 iscritti, una cosa del genere. C'è stata già una prima scrematura e praticamente io ho notato che dal mio canale YouTube, da qualche, diciamo, qualche mesetto a qualche mesetto a questa parte, ha guadagnato di più di quello che mi aspettavo, per cui forse questa scrematura andrà, diciamo, a favorire i guadagni. Speriamo bene, lo scopriremo solo vivendo. Attualmente sono a 500 iscritti, aiutatemi, io vi aiuterò a voi a raggiungere i vostri obiettivi. Questo è tutto, mi raccomando, iscrivetevi perché YouTube ci sta mettendo il laccio al gargarozzo. Diciamo che il creatore di contenuti di YouTube è un libero professionista, ma non tanto. Mi raccomando, un like e adesso iscrivetevi, che è molto importante, almeno fino ai 1000, dopo non vi romperò più i coglioni sul fatto dell'iscrizione. Grazie, è tutto da Zio Fester. Giannetti mi chiede, va? Così almeno faccio un po' contenti tutti e due.